Ancora un'altra giovane vittima della strada nel sud Pontino, a perdere la vita in uno scontro tra uno scooter e un furgone Ford Transit avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Sperlonga, è stato un 26enne istruttore di fitness sperlongano, Gianluca Mitrano, figlio del direttore del consorzio di bonifica sud Pontino di Fondi e nipote dello storico sindaco di Sperlonga del dopoguerra, Antonio La Rocca. Titolare e istruttore della palestra Evo in via Romita, il giovane centauro era papà di un bimbo di 7 mesi e a breve avrebbe dovuto sposarsi con la sua ragazza. Stava percorrendo verso le 12:30 in sella al suo scooter la Flacca, provenendo da Fondi e dirigendosi verso Sperlonga. Al bivio per Lago Lungo, Gianluca Mitrano si è schiantato per cause sulle quali stanno indagando la Polizia Stradale di Formia e i Carabinieri di Sperlonga contro un furgone Ford Transit che stava uscendo da una strada laterale e trasportava una famiglia di 6 turisti statunitensi in vacanza nella zona. L'impatto è stato violento, inutili sono risultati i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. È stata allertata anche un'eliambulanza, ma il giovane scooterista ha cessato di vivere pochi minuti dopo il drammatico scontro. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Luigi Di Liegro di Gaeta, dove oggi sarà eseguito dal medico legale Massimilla l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro.